Capitolo 8. Estratto dalla lettera Gilbert. Sono nella torretta. In cucina Rebecca Dew canta con tono festoso l'inno Potessi ascendere. E questo mi fa venire in mente che la moglie del pastore mi ha chiesto di cantare nel coro. Naturalmente dietro suggerimento dei Pringle. Lo farò nelle domeniche che non passerò a Green Gables. I Pringle mi hanno teso senza esitazione la mano della riconciliazione e mi hanno accettata senza riserve. Sono già stata invitata da loro in 3 occasioni. Non la noto con malignità, ma mi sembra che tutte le ragazze Pringle imitino la mia pettinatura. Beh, l'imitazione è l'adulazione più sincera. Caro Gilbert, mi vanno davvero a genio. Io l'ho sempre saputo, ma non mi davano la possibilità di dimostrarlo. Sto persino incominciando a credere che finirà per andarmi a genio anche Jen. È un tesoro quando vuole, ed è evidente che ora vuole. Ieri sera ho sfidato il leone nella tana. In altre parole, sono salita coraggiosamente fino al portico quadrato di Evergreens, sormontato ai 4 angoli da vasi classici di ferro imbiancato, e ho suonato il campanello. Quando la signorina Monkman è venuta alla porta, le ho chiesto se non le dispiaceva affidarmi la piccola Elizabeth per una passeggiata. Mi aspettavo un rifiuto, ma la donna andò a consultare la signora Campbell e tornò, dicendo con aria grave che Elizabeth poteva venire, ma non dovevo tenerla fuori molto, se possibile. Mi chiedo se la signora Campbell abbia preso ordini dalla signorina Sarah. Elizabeth scese a passo di danza lo scalone buio. Sembrava un folletto con il suo cappottino rosso e il berretto verde ed era senza parole dalla gioia. Non riesco a star ferma dall'emozione, signorina Shirley, mi sussurrò appena ci allontanammo. Sono Betty, sono sempre Betty quando mi sento così. Ci avventurammo per un bel pezzo lungo la strada per la fine del mondo e poi tornammo indietro. La baia si stendeva scura sotto i raggi di un tramonto di fuoco e suggeriva immagini di lontani mondi di fate e di isole misteriose in mari sconosciuti. Ne rimasi incantata e anche la piccola che tenevo per mano. Correndo forte, signorina Shirley, potremmo entrare nel tramonto? Mi chiese. Mi venne in mente Paul e le sue fantasticherie sulla terra del tramonto. Dobbiamo aspettare il domani per riuscirci, dissi. Elizabeth, guarda quella nuvola d'oro che sembra un'isola, proprio all'ingresso della baia. Fingiamo che sia quella la tua isola della felicità. C'è un'isola laggiù, disse Elizabeth con aria sognante. Si chiama Nuvola Volante. Non è un bel nome, un nome venuto direttamente dal domani. La vedo dalle finestre della soffitta e di un signore di Boston che lì ha la casa per l'estate, ma io fingo che sia mia. Sulla porta mi chinai e mi congedai da Elizabeth con un bacio sulla guancia. Non dimenticherò mai quegli occhi, Gilbert. Quella bambina è assetata d'amore. Stasera, quando è venuta a prendere il latte, ho visto che aveva pianto. Quelle mi hanno fatto lavare il suo bacio, signorina Shirley, ha detto tra i singhiozzi. Io non volevo più lavarmi la faccia, avevo promesso a me stessa di non farlo. Vede, non volevo lavare via il suo bacio. Questa mattina sono andata a scuola senza lavarmi, ma stasera la donna mi ha preso e mi ha sfregato per togliermelo. Ho assunto un'aria seria. Non si può vivere senza lavarsi la faccia di quando in quando, tesoro. Ma non preoccuparti per il bacio. Ti bacerò ogni sera. Quando verrai a prendere il latte, così non avrà importanza se la mattina dopo andrà via quando ti lavi. Lei è l'unica persona al mondo che mi vuol bene, ha detto Elizabeth. Quando lei mi parla, sento profumo di viole. Qualcuno ha mai avuto un complimento più bello? Ma non potevo non commentare la prima frase. Tua nonna ti vuole bene, Elizabeth. Non è vero, mi odia. Ma sei solo un pochino sciocca, tesoro. Tua nonna e la signorina Monkman sono anziane e gli anziani si irritano spesso per un non nulla. Certo, a volte le infastidisci. Poi, quando loro erano bambine, sono state educate con severità molto maggiore. Anche con te adottano il sistema antico. Ma sentivo che Elizabeth non era convinta. Dopotutto è vero che non le vogliono bene e lei lo sa.
Si è guardata attentamente alle spalle per vedere se la porta di casa era chiusa. Poi ha detto, scandendo le parole: La nonna e la donna sono solo due vecchie tiranne. E quando verrà il domani scapperò e non mi troveranno più. Forse si aspettava che restassi inorridita. Ho davvero il sospetto che Elisabeth l'abbia detto per far colpo. Io mi sono limitata a ridere e le ho dato un bacio. Spero che Martha Monkman mi abbia visto dalla finestra della cucina. Domino tutta Summerside dalla finestra orientale della mia torretta. Vedo la sua selva di tetti bianchi, tetti amici, finalmente, da quando i Pringle mi hanno accettata. Qui e là una luce occhieggia negli abbaini. Qui e là c'è una traccia nell'aria di grigio fumo spettrale. Un cielo trapunta di stelle e le fa da coltre. È una città sognante. Non è una bella frase? Ricordi? Galahad attraversava città sognanti. Sono così felice, Gilbert. Non dovrò tornare a Green Gables per Natale, sconfitta e umiliata. La vita è bella, bella e buona, come la torta lievitata della signorina Sarah. Rebecca Dew l'ha fatta e l'ha lasciata trasudare, secondo le istruzioni, cioè l'ha fasciata più volte in carta da pacchia, in parecchi teli di spugna, e l'ha lasciata riposare per 3 giorni. Te la raccomando. Raccomando a una o due C. Non ne sono mai troppo certa, nonostante la mia laurea in lettere. Pensa se i Pringle l'avessero scoperto prima che trovassi il diario di Andy. Capitolo 9. Era una sera di febbraio e Trix Taylor si era rifugiata nella torretta. Folate di vento, portatrici di neve bussavano fischiando alle finestre e la buffa stufetta rovente sembrava un gattone nero che faceva le fusa. Trix stava raccontando le sue pene ad Anna. Anna si era trovata un tratto ad essere la confidente di parecchie persone. Si sapeva che era fidanzata, perciò le ragazze di Summerside non vedevano in lei un eventuale rivale e sentivano che la loro fiducia non era mal riposta. Trix era venuta per invitare Anna a pranzo la sera dopo. Era un'allegra ventenne, grassottella, con vivaci occhi neri e guance rose che non sembrava aver mai avuto grosse preoccupazioni dalla vita. Però i suoi dispiaceri li aveva anche lei. Domani sera verrà a pranzo il dottor Lennox Carter. È per questo che teniamo particolarmente alla tua presenza. È il nuovo direttore dell'Istituto di Lingue Moderne dell'Università di Redmond, un mostro di intelligenza, e ci serve qualcuno con un po' di cervello per fare conversazione con lui. Io non posso proprio dire di averne, nemmeno Pringle. Quanto a Esme, beh, Anna, lo sai, Esme è un tesoro ed è intelligente, ma è tanto timida e impacciata che non ragiona più quando c'è in giro il dottor Carter. È pazzamente innamorata di lui, fa perfino pena. Io voglio molto bene a Johnny, ma mai mi ridurrei in pappa per lui. Esme e il dottor Carter sono fidanzati? Non ancora, Anna. Lei spera che si dichiari questa volta. E perché verrebbe qui sull'isola dal cugino a metà trimestre, se non avesse questa intenzione? Oh, spero che sia così per Esme, perché altrimenti lei ne morirà. Ma, detto tra di noi, non mi manda in visibilio l'idea di averlo come cognato. Esme dice che è terribilmente esigente e ha una gran paura che abbia a ridire su di noi. Se così fosse, lui non le chiederebbe mai di sposarlo. Perciò puoi immaginare quanto ci tenga che tutto vada bene domani sera. Non vedo perché non dovrebbe andare bene. Mamma è una cuoca straordinaria. Abbiamo una brava cameriera e ho convinto Pringle a comportarsi bene con metà della mia paga settimanale. Naturalmente nemmeno a lui piace il dottor Carter. Dice che è pieno di boria, ma vuole bene a Esme. Speriamo solo che papà non abbia una delle sue crisi di umor nero. E perché mai dovrebbe? Chiese Anna. A Summerside tutti sapevano delle crisi di umor nero di Cyrus Taylor. Non si può mai sapere quando gli vengono, disse Trix con aria lugubre. Stasera era infuriato perché non trovava la sua camicia da notte nuova di flanella. Esme l'aveva messa nel cassetto sbagliato. Domani sera gli può essere passata? Come no? Se non gli sarà passata, ci farà fare una pessima figura e il dottor Carter non ne vorrà sapere di imparentarsi con gente simile. E quello che dice Esme, credo che abbia ragione. Anna, io penso che Lennox Carter voglia bene davvero a Esme.
La ritiene una moglie adatta, ma non vuole fare colpi di testa o buttarsi via troppo facilmente. L'ho sentito dire al cugino che bisogna andarci con i piedi di piombo prima di sposare una ragazza. E al punto in cui una cosa da niente basterebbe a fargli cambiare idea. E una delle crisi di umor nero di papà non è affatto una cosa da niente. Il dottor Carter non gli va a genio? Gli va a genio! E come? Lo giudica un ottimo partito per Esme, ma quando papà ha una delle sue crisi in corso, niente di niente può influenzarlo. È il sangue dei Pringle che viene fuori, Anna. La nonna Taylor era Pringle di nascita. Non puoi immaginare quello che ha passato la mia famiglia. Sai, non va in bestia come lo zio George. La famiglia dello zio George non dà molto peso ai suoi nervi. Quando va in collera scoppia. Lo si sente urlare a 3 isolati di distanza. Poi diventa un agnellino e regala a tutte un abito nuovo come offerta di pace. Invece papà tiene il broncio e fa la faccia scura e a tavola non dice una parola che è una. Esme dice che tutto sommato è meglio del cugino Richard Taylor, che a tavola fa sempre battute sarcastiche e offende la moglie. Ma a me sembra che non possa esserci niente di peggio dei tremendi silenzi di papà. Ci sconvolgono e abbiamo il terrore di aprire bocca. Non avrebbe poi tanta importanza se lo facesse soltanto quando siamo soli, ma può anche capitare quando ci sono ospiti. Esme e io siamo stanche ormai di dover spiegare gli scortesi silenzi di papà. Lei ha una paura terribile che domani sera non gli sia ancora passato il nervoso per la camicia da notte, allora che penserà Lennox? E desidera che tu indossi l'abito azzurro. Si è fatta fare un abito azzurro nuovo perché a Lennox piace l'azzurro. Ma papà lo detesta. Se lo indossi anche tu, può darsi che lo accetti meglio. Non sarebbe meglio che si vestisse in altro modo? Non ha nient'altro da mettersi per un pranzo con ospiti, se si esclude l'abito di popelin verde che papà le ha regalato a Natale. Niente da dire, è un bel vestito. Papà ci vuole vestite bene, ma non puoi immaginare come stia male il verde a Esme. Pringle dice che le dà l'aria di una malata di tisi all'ultimo stadio, e Lennox Carter ha detto al cugino che mai e poi mai sposerebbe una ragazza delicata di salute. Ah, per fortuna il mio Johnny non fa tante storie. Hai già parlato a tuo padre del fidanzamento con Johnny? Chiese Anna, che sapeva tutto della situazione sentimentale di Trix. No, disse con un gemito la povera Trix, non riesco a trovare il coraggio, Anna. So che farà una scenata tremenda. Papà non ha mai visto di buon occhio Johnny perché è povero. Papà dimentica che era più povero di Johnny quando si è messo nelle ferramenta. Naturalmente dovrò dirglielo. Ma prima voglio aspettare che si sistemi la faccenda di Esme. So che papà non parlerà a nessuno per settimane intere quando glielo dirò e la mamma ci resterà tanto male. Non sopporta le crisi di umor nero di papà. Davanti a papà siamo tutti dei vigliacchi. La mamma e Esme sono paurose di natura, ma Pringle ed io abbiamo il nostro caratterino. Solo papà riesce a terrorizzarci. A volte penso che se ci fosse qualcuno che ci appoggia, ma non c'è. E restiamo come paralizzati. Cara Anna, non puoi immaginare com'è un pranzo con ospiti a casa nostra quando papà è di umor nero. Ma se si comporterà bene domani sera gli perdonerò tutto. Può essere di una simpatia straordinaria quando vuole, papà. È proprio come la bambina di Longfellow, quando è buono è buonissimo e quando è cattivo è perfido. Eppure sa essere l'anima della compagnia. Era davvero simpatico quando ho pranzato da voi il mese scorso. Oh, gli vai a genio, te l'ho già detto. È uno dei motivi per cui vorremmo che venissi. Con te a tavola forse sarebbe un po' più allegro. Non trascuriamo nulla che possa fargli piacere. Ma quando ha una crisi di vero umor nero, sembra che odi tutto e tutti. Comunque abbiamo organizzato un pranzo strepitoso con un fantastico dolce alla crema d'arancia. La mamma era più per la crostata, perché a sentir lei la crostata è il dolce preferito di tutti gli uomini di questo mondo, persino dei professori universitari di lingue moderne. Ma non è il dolce preferito di papà. Perciò domani sera, con tutto quello che c'è in ballo, è meglio non rischiare. La torta alla crema d'arancia è la passione di papà. Quanto a me e al povero Johnny,
Credo che finiremo per fare una fuga d'amore e papà non mi perdonerà mai. Sono convinta che se tu avessi il coraggio di dirglielo e di sopportare le conseguenze del suo umor nero, scopriresti che in fondo accetta l'idea e ti risparmieresti lunghi mesi di angoscia. Oh, non conosci papà, disse Trix cupamente. Forse lo conosco meglio di te, hai perso la prospettiva. Perso cosa? Anna cara, ricorda che io non sono laureata in lettere, ho solo frequentato il liceo. Mi sarebbe piaciuto andare all'università, ma papà non è favorevole all'istruzione superiore per le donne. Intendevo solo dire che gli siete troppo vicini per poterlo capire. Forse un estraneo è in grado di vederlo con più distacco e di capirlo meglio. Io capisco che niente, proprio niente di niente, può convincere papà a parlare se ha deciso di non farlo. È uno dei suoi vanti. Allora perché voi altri non continuate a parlare come se niente fosse? Impossibile. Ti ho detto che ci paralizza. Lo scoprirai domani sera se non gli sarà passato il malumore per la camicia da notte. Non so come ci riesce, ma ci riesce. Credo che non ci importerebbe tanto del suo cattivo carattere se solo parlasse. È il silenzio che ci annienta. Non perdonerò mai papà se con quello che c'è in gioco domani sera farà una delle sue scenate. Speriamo per il meglio, cara. Ci sto provando e so che sarà un aiuto averti con noi. Secondo la mamma avremmo dovuto invitare anche Catherine Brooke, ma so che non farebbe un bel effetto su papà. La detesta? Devo dire che non gli do torto. Non capisco come fai a essere così carina con lei. Mi fa pena, Trix. Pena? Ma è colpa sua se è antipatica a tutti. Oh, beh, il mondo è bello perché è vario. Ma a Summerside faremo volentieri a meno di quella musona di Catherine Brooke. È un'eccellente insegnante, Trix. Ne so qualcosa, ero in classe con lei. Mi ficcava a forza le cose in testa e mi pelava viva con il suo sarcasmo. E come si veste? Papà non sopporta di vedere una donna vestita male. Dice che non sa cosa farsene lui, delle sciattone. Nemmeno Dio le vuole in paradiso. Oh, Anna, la mamma resterebbe inorridita se sapesse che ti dico questo. A papà l'ha perdonato perché è un uomo, come se non avessimo altro da perdonargli. Il mio povero Johnny ora non osa quasi più venire in casa perché papà lo tratta male. Allora, nelle belle serate esco io di nascosto e facciamo il giro dell'isolato finché non siamo mezzi congelati. Anna tirò una specie di sospiro di sollievo quando Trix andò via e scese a vedere se riusciva a farsi dare uno spuntino da Rebecca Dew. Allora, va a pranzo dai Taylor? Beh, spero che Cyrus si comporterà come si deve. Se i suoi non avessero tanta paura di quelle sue crisi di malumore, non se le permetterebbe tanto spesso, ne sono sicura. Dia retta a me, signorina Shirley, lui ci gode. E ora mi tocca scaldare il latte del gatto. Un viziato, ecco cos'è.